Ciao ragazzi, oggi ho deciso di fare il test delle 16 personalità che ho trovato su internet grazie a un video di YouTube. L'ho già fatto in realtà, però ho pensato di rifarlo in italiano qui con voi, così potete conoscere gli ingranaggi che sono dentro la mia testa. È molto carino, anche se la psicologia della personalità non è molto accreditata come scientifica, ma comunque è sempre carino fare questi test, anche perché più o meno c'è un minimo di studio dietro, comunque ti aiutano a riflettere su te stesso e tutte queste cose qui, quindi cominciamo. La pagina è questa, ok. Adesso la prossima gratis. Poi e si comincia. Allora, trovi difficile presentarti ad altre persone. Yes. Spesso sei così sovrappensiero da ignorare o dimenticare l'ambiente circostante. Ignorare o dimenticare, diciamo non particolarmente, però sì, tendente al sì. Cerchi di rispondere alle mail il prima possibile. Non sopporti che la cartella di posta in arrivo sia disordinata, assolutamente sì. Ti è facile mantenere la calma e la concentrazione anche sotto pressione. Tendente al sì, dipende che situazione, ma tendenzialmente sì, sono una persona molto calma. Di solito non inizio le conversazioni. Diciamo che sto migliorando un pochino, però direi di sì, tendente al sì. Raramente fai qualcosa solo per pura curiosità. Faccio sempre cose per pura curiosità. Allora, ti senti superiore alle altre persone? Diciamo che varia, ma tendenzialmente no. Ok? Diciamo tendenzialmente no. Per te essere organizzati è più importante dell'essere flessibili? No. Di solito hai un'elevata motivazione e molta energia? No. Per te vincere un dibattito è meno importante del fare in modo che nessuno si arrabbi? Dipende. Se sono persone che non conosco, assolutamente sì. Diciamo tendenzialmente sì, perché non mi piacciono i conflitti, in genere. Cerco di evitarli. Ti senti spesso come se dovessi giustificarti con gli altri? Sì, abbastanza. La tua casa e il tuo ambiente di lavoro sono piuttosto ordinati. Cerco di tenerli ordinati, ma con due gatti e uno spazio piccolo non è facile, quindi piuttosto ordinati, più o meno. Tendente al sì. Non ti dispiace essere al centro dell'attenzione? No, direi di no. Non, cioè, no, non mi piace stare al centro dell'attenzione, è proprio zero, zero su zero. Ti considero una persona più pratica che creativa? Nope. Nope. Raramente le persone ti fanno arrabbiare. No, direi che un po' mi fanno arrabbiare. I tuoi piani di viaggio sono di solito ben pensati? Nope. Spesso trovi difficile capire i sentimenti degli altri. Nope. Il tuo umore può cambiare rapidamente. Il mio umore può cambiare rapidamente. Sì, cioè penso l'umore di chiunque può cambiare rapidamente. In una discussione la verità dovrebbe essere più importante della suscettibilità delle persone. Circa, circa. Po' meglio, un po' di più. Ti preoccupi raramente di come le tue azioni abbiano un effetto sugli altri? No. Mi preoccupo di come le mie azioni abbiano un effetto sugli altri, ovviamente. Il tuo stile lavorativo si avvicina maggiormente ai picchi di energia casuali che a un approccio metodico e organizzato. Adesso sono un po' migliorata, però diciamo tendenzialmente direi di sì, è più caotico che organizzato, però sì, sto migliorando. Sei spesso invidioso degli altri? Negli ultimi anni sì, un pochino. Un libro o un videogioco interessante è spesso meglio di un evento sociale. Dipende, non è che non mi piacciono gli eventi sociali, le feste per esempio mi piacciono molto, dove c'è molta gente. Però tendenzialmente sì, preferisco che sia il libro, il video. No, il videogioco assolutamente no, ma il libro e il film assolutamente sì. Essere in grado di sviluppare un piano e rispettarlo è la parte più importante di ogni progetto. No, secondo me no. Puoi anche cambiarlo mentre vai avanti, anzi è quello che faccio di più. La
Raramente ti lasci trasportare da fantasie e idee. Vabbè, no. Ti perdi spesso nei tuoi pensieri quando cammini nella natura. Nella natura non è che cammino spesso nella natura, però sì, diciamo, anche se comunque guardo quello che mi sta attorno, quindi faccio entrambe le cose. Se qualcuno non risponde alla tua mail in modo rapido, inizia a preoccuparti di aver detto qualcosa di sbagliato. Sì, diciamo che sono abbastanza paranoica. Come genitore preferisci che tuo figlio cresca gentile piuttosto che intelligente? Secondo me le due cose non possono essere o l'una o l'altra, ma preferisco che sia gentile. Cioè, preferisco un po' più che sia gentile, ma non deve essere stupido, ovviamente. Ma comunque non avrò figli, quindi è facile. Non lasci che altre persone influenzino le tue azioni. Tendenzialmente no. I tuoi sogni tendono a incentrarsi sul mondo reale e sui suoi avvenimenti. No. Ti basta poco tempo per iniziare a prendere parte alle attività sociali nel tuo posto di lavoro. Nope. Hai più lo spirito da improvvisatore naturale che da attento organizzatore. Le tue emozioni ti controllano più di quanto tu controlli loro. Secondo me no. No, sono abbastanza. Ce la faccio, se voglio ce la faccio, è che non voglio a volte. Ti piacciono gli eventi sociali in cui ci si deve mascherare o sono previste attività come giochi di ruolo? Sì! Beh, è comunque un evento sociale, quindi la scala comunque non è verso il massimo, però sì, mi piace vestirmi, travestirmi. Spesso trascorri del tempo a esplorare idee irrealistiche, inattuabili ma affascinanti. Con gli anni è diminuita questa cosa, diciamo, adesso no. Preferisco pensare alle cose che posso realizzare. Preferisci improvvisare piuttosto che lavorare un piano dettagliato? Sì, se posso lo faccio. Sei una persona relativamente calma e riservata? Sì. Se avessi una tua azienda, troveresti molto difficile licenziare dei dipendenti leali ma poco produttivi. qui entra il mio lato Slytherin. In realtà non troverei molto difficile, penso. Non lo so, cioè ovviamente mi dispiacerebbe, però lo farei. Se è un costo per la mia attività, lo farei, quindi direi no. Spesso rifletti sulle ragioni dell'esistenza umana. Yes. Quando si tratta di prendere decisioni importanti, la logica è di solito più importante dei sentimenti. No. No. Mantenere aperte diverse opzioni è più importante che avere un elenco di cose da fare. Sì, secondo me sì. Se un tuo amico è triste per qualcosa, è più probabile che tu gli offra un supporto emotivo piuttosto che suggerirgli dei modi. Sì, tendenzialmente preferisco offrire supporto emotivo, penso che sia molto più utile che dare consigli, quindi sì. Raramente ti senti una persona insicura. Raramente. No, no, direi che mi sento abbastanza insicura, ma non è un problema così grosso. Non hai difficoltà a elaborare uno scadenziario personale e a rispettarlo? No. Quando si tratta di un lavoro di gruppo, avere ragione è più importante che essere collaborativi. Ovviamente no, ovviamente è più importante essere collaborativi che avere ragione quando sei in un gruppo, perché sennò come si fa? Ritieni che le opinioni di tutti debbano essere rispettate, indipendentemente dal fatto che siano ben supportate dai fatti. Dipende cosa vuol dire rispettate, secondo me sì, tendenzialmente se uno ha un'opinione comunque non lo insulto, anche se non è supportato dai fatti, nel senso una religione, qualsiasi cosa di questo tipo, quindi ecco sì, quindi sì, secondo me devono essere rispettate, poi magari ti dico perché io non ci credo, però sì. Senti che i tuoi livelli di energia sono maggiori dopo aver trascorso del tempo con un gruppo di persone. N.O. Introverts. Perdi spesso le cose, abbastanza, sono un po' migliorata, però non troppo. Ti considero una persona molto stabile emotivamente. Molto stabile emotivamente, no, no, no. La tua mente è sempre piena di idee e progetti inesplorati. Sempre piena adesso, idee grandiose, però progetti inesplorati, sì, dai. Non ti definiresti una persona sognatrice? No.
sì, sono abbastanza sognatrice, quindi no. Di solito trovi difficile rilassarti quando stai parlando davanti a molte persone? Sì, nel senso che non mi rilasso. In linea di massima ti basi più sulla tua esperienza che sulla tua immaginazione, ho messo più sulla mia immaginazione che la mia esperienza di solito. Ti preoccupi troppo di quello che pensano gli altri? Direi di dipende da che sfera della mia vita, però tendenzialmente nelle cose che concernono gli altri, tipo quello che faccio su YouTube, eccetera, eccetera, sì, mi preoccupo abbastanza, però della mia sfera privata così non mi preoccupo affatto. Se la stanza è piena, stai vicino ai muri evitando il centro. Se molto meglio stare vicino ai muri, scherzi, cioè protezione, protezione. Hai la tendenza a procrastinare fino a quando non c'è abbastanza tempo per fare tutto. Sì, soprattutto a scuola ero così. Provi molta ansia nelle situazioni stressanti, un po' vago sinceramente, però diciamo molta ansia direi di no, non sono una persona, cioè provo ansia ma la mia ansia è un po' particolare, quindi lasciamo perdere per ora. Ritieni che sia più gratificante essere apprezzati dagli altri piuttosto che essere potenti? Potenti, per me il concetto di potere ancora non l'ho ben capito, è un po' vago, quindi penso più apprezzati dagli altri. Hai sempre provato interesse per cose non convenzionali, ambigue, per esempio libri opere d'arte o film. Non convenzionali, sì, nel senso ho fatto un periodo lungo di interesse tipo a cose New Age e tutte queste cose spirituali, quindi dai, direi di sì, per certi versi, però adesso sono tornata sulla terra, diciamo. Prendi spesso l'iniziativa delle situazioni sociali? No, forse ho finito. Ed è tornata la mia personalità di mediatore. Introverso al 95%, concordo pienamente. Energia intuitiva, natura, focalizzata sui principi piuttosto che sulla logica, sì, direi di sì. Tattica, focalizzata sulla ricerca piuttosto che la pianificazione, sì. Identità prudente invece che determinato. Suona male, però solo 65, dai. E niente, quindi se volete leggere di questa personalità vi lascio il link nei commenti. Se volete provare a fare questo test è gratuito, quindi potete benissimo provare a farlo e vedere che tipo di personalità siete anche voi. Io sono una personalità introversa e idealista. Idealista. Grazie a tutti per aver guardato il video di oggi, ci vediamo venerdì con un nuovo video.